Buongiorno al dottor Claudio Saracino da Benessere Ipnosi Soluzione. Oggi, come ti ho promesso nell'altro video, voglio parlarti di un episodio che è successo a me tanti anni fa, quando mi sono operato di miopia, mi mancavano 4 gradi e mezzo ad occhio, con il laser, ok? Adesso ho la vista da pilota, eccetera, eccetera. Che cosa è successo? Che uscendo dalla clinica dove mi ero operato avevo un male boia, lacrimavano gli occhi, mi bruciavano, eccetera. E allora io, da autodidatta, che cosa ho fatto? Ho fatto un esercizio di immaginazione, mi sono immaginato, piangevo, avevo dolore atroce, veramente soffrivo, ero in macchina con mia moglie, mio fratello, la compagna di mio fratello, io piangevo e mi sono immaginato delle biglie di ghiaccio freddissimo girare ripetutamente ad assorbire tutto l'infiammo degli occhi, ok? Una tecnica inventata lì per lì. E poi facevo e cacciavo via questa biglia, si spariva nell'orizzonte, lontano, lontano. L'ho fatto 4-5 volte, il dolore è sparito, come per magia, come per incanto, come per miracolo. Non devi credere a me, ripeto, devi farlo te. Quindi faccio una domanda: se con l'immaginazione possiamo far sparire i dolori, come succede anche negli ospedali quando i medici usano l'ipnosi medica per l'anestesia e l'analgesia per chi magari è allergico ai farmaci, ok? E vai sulla mia playlist, c'è ipnosi medica negli ospedali e vedrai tanti medici che utilizzano, ripeto, l'ipnosi per eliminare i dolori per operazioni di alta chirurgia come il dottore Facco, e ce ne sono tantissimi altri, che è medico, chirurgo, anestesista dell'ospedale di Padova, eccetera, ma troverà nella playlist tutto. Allora io mi faccio la domanda: se e solo se l'ipnosi toglie, riconosciuta dall'Associazione Medica Mondiale come medicina alternativa nel 1958, dalla Chiesa con Papa Pio IX, nel 1847 Papa Giovanni Paolo II si autoipnotizzava per imparare le lingue straniere, Papa Polacco, Papa Wojtyla. Allora io mi faccio una domanda: se si possono eliminare i dolori, come è successo anche a me di persona fisicamente, beh, tu non puoi eliminare anche tutto ciò che ti limita nel successo, nella ricchezza, nella povertà, nel lavoro, nelle relazioni sentimentali con tua moglie, tuo marito, nei comportamenti, nelle abitudini, nei vizi, nell'incazzatura che ti prende spesso e volentieri, nel nervosismo, sì o no? Nello studio, nell'apprendimento delle lingue, eccetera, sì o no? Sì, per cui ti invito, siediti presso professionisti dell'ipnosi, che possono essere psicologi, counselor, psicoterapeuti, medici che però utilizzano l'ipnosi, mental coach, life coach, seri, accreditati e certificati, come ripeto in mille video, e non da Striscia la Notizia, fai tutte le domande del caso. Poi attento, non tutti fanno tutto, li provi, li metti la prova, se no cambi, come cambi quando vai dal macellaio, da un medico di medicina tradizionale, allopatico, e chi più ne ha più ne metta, ok? Sta a te capire dove vuoi arrivare e con chi, e i tuoi tempi e il tuo budget. Se no fammi le domande, io ti darò piano piano nella parte in cui posso dirti gratis come fare con la tua voce da solo, eccetera, eccetera, anche se ci metterei un po' di tempo per farlo da solo, per uscirtene ugualmente, perché è la tua mente che ha il problema, la tua mente che ha la soluzione. Non devi credere, ma fare. Dai retta solo a te stesso, ok? A te stessa. Seguimi su tutti i social, visita la mia fanpage Ipnosi Autoipnosi del dottor Claudio Saracino, visita il mio sito internet www.ipnologiassociati.com. E iscriviti a questo canale YouTube Benessere Ipnosi Soluzione del dottor Claudio Saracino e visita tutti i miei profili Instagram, Twitter Benessere Ipnosi Soluzione DCS, ok? Un bacio, un abbraccio, al prossimo video del dottor Claudio Saracino.